Buonasera, benvenuti a questo webinar offerto da WeBank. Io mi chiamo Pietro Froio, sono consulente finanziario di WeBank e Banco BPM. Con noi oggi, di nuovo, per questo ulteriore, ultimo appuntamento per l'educazione sui webinar e sui certificati, Alberto Amiotti di Banca Akros, che saluto. Ciao Alberto. Ciao Pietro, ciao a tutti. Grazie, grazie per l'invito. Ringrazio Alberto e chiedo a Stefano se è tutto ok, perché oggi siamo tutti in remoto per cause di forza maggiore, ma comunque siamo presenti e attivi. E detto questo, io prima di iniziare, prima di dare la parola ad Alberto, vi spiego un po' per chi fosse cliente WeBank da poco tempo o chi fosse interessato ai servizi di bancario, di trading offerto da WeBank. WeBank è il conto online di Banco BPM, e cioè del terzo gruppo bancario italiano, con un'offerta completa di conto corrente, zero costi di apertura, zero costi di tenuta conto, zero costi di chiusura conto. Oltre a questo, un deposito titoli e una piattaforma di trading, la T3, che è dedicata, che vedremo anche nel corso del webinar e successivamente. Per qualsiasi informazione sui prodotti di trading o banking o investimento offerti da WeBank, vi lascio i miei recapiti, che adesso vado a visualizzare sulla slide, ossia 345-6270-990 per quanto riguarda il numero di telefono e la mail pietro.froio@promotori.bancobpm.it. Per chi preferisce un approccio più veloce anche magari con i social, vi segnalo la mia pagina Facebook professionale, che comunque è sempre abbastanza ricca di contenuti che riguardano la finanza, il trading o i mercati finanziari, che è Pietro Froio. Volendo potete contattarmi anche lì, anche semplicemente per provare la piattaforma di trading, la T3, questa che sto visualizzando in questo momento, in versione di prova gratuita per 30 giorni. Detto questo, per chi avesse seguito anche gli appuntamenti precedenti, sa che è il terzo appuntamento dedicato allo studio dei certificati. Questo è appunto l'evento che potete vedere. Per iscrivervi a ulteriori eventi e corsi di WeBank dedicati al trading e alle informazioni sui mercati finanziari, potete andare sul sito www.webank.it e cliccare sulla pagina eventi e corsi. Per chi non avesse potuto seguire gli appuntamenti precedenti, basta che mi mando una mail all'indirizzo che ho appena detto, che magari dopo vi ripropongo, e provvederò appunto a fornirvi la registrazione. Detto questo, io passerei la parola ad Alberto, mettendo, già che ci siamo, anche la sua presentazione. Ok? Alberto, e vi auguro un buon proseguimento. Potete fare tutte le domande che volete o comunque quelle che riuscirò nel tempo che abbiamo a disposizione a dedicare ad Alberto. Io provvederò appunto a girargliela, a passarvele per le risposte. Ok, grazie Pietro, grazie. Allora, come diceva Pietro, questo è l'ultimo appuntamento con i certificati. Abbiamo visto i primi certificati a capitale protetto nel primo webinar. Il secondo webinar è stato dedicato ai certificati con protezione del capitale condizionata, scadenza. Oggi vediamo di riepilogare questi concetti di base e di vedere come i certificati sono uno strumento effettivamente efficace e flessibile, che ha avuto una grande espansione ultimamente anche grazie a queste caratteristiche di particolare flessibilità. Questi sono giorni molto particolari, lo sappiamo tutti. Ieri la Fed ha dato un po' di fiducia ai mercati, riducendo i tassi dello 0,50%, ha seguito ciò che avevano già fatto Bank of Japan e Bank of Australia. Vediamo cosa farà la BCE il 12 marzo. Comunque, effettivamente è una situazione di mercato che sappiamo tutti essere molto difficile. Quindi il concetto di base, che avevamo già accennato le altre volte, è che i certificati sono uno strumento adatto a fronteggiare delle fasi di mercato con dei picchi di volatilità, perché offrono all'investitore una protezione del capitale investito a scadenza. Quindi, se andiamo alla slide successiva, riepiloghiamo un attimo questo concetto, che è quello fondamentale, no? Esistono certificati a capitale
protetto, vuol dire che qualunque cosa accada, salvo il default dell'emittente, l'investitore ottiene il capitale che ha investito inizialmente oppure quel capitale in una quota percentuale predefinito, e sono i certificati a capitale protetto. Esistono poi quelli a protezione condizionata, vuol dire che l'investitore riceve il capitale che ha investito a condizione che si verifichi un certo evento. Tipicamente questo evento è che il sottostante, che può essere un'iniziazionario o un'azione, sia superiore alla data di scadenza a un certo livello di barriera. Per esempio, nella maggior parte dei certificati che abbiamo emesso noi, questo livello è abbastanza prudente perché è pari al 60% del valore iniziale. Infatti, se andiamo alla slide successiva, vediamo che qui abbiamo rappresentato graficamente queste due situazioni di payout a scadenza. Il primo grafico relativo alla protezione del capitale, cioè vuol dire in questo caso che il capitale è protetto al 90%, cioè fino a una flessione del sottostante pari al 90%, l'investitore incassa comunque 90 a scadenza. Da 90 a 100 partecipa alla perdita del sottostante nella stessa misura, quindi incassa 92, 93, 94 fino a 100, e a 100 ovviamente incassa il capitale che ha investito. Il grafico di destra invece mostra cosa significa per protezione condizionata. Qui abbiamo ipotizzato una barriera 60%, che è quella che abbiamo noi nella maggior parte dei certificati emessi da Banca Akros. Vuol dire che quando il sottostante è fino a 60% data di scadenza, l'investitore incassa comunque 100. Al di sotto di 60, l'investitore incassa esattamente il sottostante, cioè vuol dire che la perdita che ha è uguale a quella del sottostante, quindi se il sottostante è 50 incassa 50. Qui nel grafico vedete una cosa che abbiamo detto l'altra volta, che però c'è una variante di questa protezione condizionata ed è una attenuazione della perdita potenziale del cliente nello scenario peggiore, cioè quando il sottostante è inferiore alla barriera, che in questo caso è 60%, è possibile prevedere per il cliente un ammontare aggiuntivo nella misura del complemento a 100 della barriera, cioè in questo caso di 40%. Vuol dire che, come caso estremo, se il sottostante fosse 0, il cliente incasserebbe comunque 40. Se il sottostante fosse 50, il cliente incasserebbe 90%, ovviamente. Se il sottostante fosse 40, il cliente incasserebbe 80%. Cioè vuol dire che è comunque possibile prevedere in questo tipo di certificati una attenuazione della perdita nello scenario peggiore. Questi sono comunque certificati che offrono una protezione cosiddetta condizionata, diciamo, che vuol dire che è condizionata al verificarsi di un certo evento. L'evento appunto è che il sottostante sia superiore a scadenza a un livello di barriera. Quindi questo concetto fondamentale è quello che abbiamo espresso ed esplorato nei due webinar precedenti con, diciamo, degli esempi di certificati di questo tipo. Oggi vediamo nelle slide successive di capire come funzionano proprio alcuni certificati appartenenti a varie tipologie, nel senso che una delle domande che ci fanno più spesso è: se il sottostante varia in un certo modo, come varia il prezzo del certificato? Posto che il certificato non è altro che un insieme di opzioni, quindi ovviamente varierà non nello stesso modo del sottostante, ma varierà in un modo che dipende dalle opzioni che lo compongono ed è diverso da un certificato all'altro. Quindi, per capire esattamente come funzionano i certificati e anche avere le idee più chiare sul loro funzionamento, abbiamo cominciato con un equity protection concedole, cioè un certificato che a scadenza ha una protezione incondizionata, cioè vuol dire che qualunque cosa accada io incasso in questo caso 95%, vedete c'è scritto protezione 95%, e qui vediamo che il sottostante si è apprezzato dell'8,32% rispetto al livello iniziale. Il certificato però si apprezza dello 0,60% in misura inferiore. Perché questo? Perché ovviamente questo è un certificato che paga delle cedole periodiche, quindi nella migliore delle ipotesi io
alla prossima data, che sarà luglio di quest'anno, potrò incassare una cedola, la cedola periodica, che è 2,95, e la incasserò se il sottostante superi il valore iniziale. Quindi di fatto il prezzo del certificato che è, si è apprezzato dello 0,60 rispetto al sottostante che si è apprezzato dell'8,32 misura la probabilità di incassare quella cedola, nel senso che più elevata è la volatilità del sottostante e meno è probabile incassarla, no? Adesso anche se il sottostante è sopra il valore iniziale ovviamente si è come dire, ridotto questo apprezzamento ultimamente, quindi diventa meno, magari meno probabile incassarla, quindi non è esattamente il valore attuale della cedola, sapendo che se anche ci fosse un apprezzamento sottostante, un raddoppio del sottostante, per dirla, cioè per usare un'ipotesi estrema, ovviamente io non potrò mai avere più del valore attuale di quel 2,95 a scadenza. Tra l'altro, nel caso in cui il sottostante diminuisse, entra in gioco anche il fatto che c'è una protezione a scadenza, cioè 95%, quindi comunque l'investitore potrebbe perdere 5, per cui se la volatilità del sottostante aumentasse molto, ovviamente diventerebbe meno improbabile, diciamo, incassare a scadenza meno di 100. Questo per dirvi che è logico, no? Il sottostante ha fatto più 8, il certificato in questo momento ha fatto più 0,60, naturalmente più ci si avvicina alla scadenza, più questa variazione tenderà a comportare l'incasso di quella cedola pari a 2,95. Se fosse a pochi giorni dalla scadenza, ovviamente a un apprezzamento sottostante pari a 8,32 corrisponderebbe un valore del certificato che è quasi pari a 102,95, visto che questa cedola sarà quella che verrà pagata a luglio. Qui vedete che questo certificato ha pagato 3 cedole, no? Nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Quindi questa è una struttura molto semplice, di fatto è quella che abbiamo visto e può essere assimilabile per certi versi a un'obbligazione con una cedola aleatoria, che è questo 2,95 in questo caso, pagato quando il sottostante si apprezza rispetto al valore iniziale. Quindi, se invece passiamo alla slide successiva, qui vediamo un equity protection senza cedole. Cosa vuol dire? Vuol dire che il certificato ti paga a scadenza il 100% dell'apprezzamento del sottostante, con un livello di protezione pari al 90% e un cap, vuol dire cioè un massimo che può essere pagato, pari a 160%. Quindi vedete che il sottostante qui ha fatto più 10,49, il certificato si apprezza un po' meno del sottostante, cioè ha fatto 9,22, la scadenza è abbastanza prossima, è settembre di quest'anno. Perché questo? Ovviamente perché, che cosa può accadere? Prima di tutto la protezione della scadenza è inferiore al 90%, quindi nel caso in cui, come si diceva anche in questo caso, aumentasse la volatilità del sottostante, diventerebbe più probabile il fatto che a scadenza l'investitore possa incassare meno di 100, no? Fino a 90. E poi c'è anche un cap che, se il mercato andasse in direzione opposta, impedirebbe al cliente di incassare esattamente l'apprezzamento del sottostante. Quindi adesso è un'ipotesi piuttosto irrealistica, ma se il mercato dovesse apprezzarsi in misura superiore al 60%, comunque il cliente non incasserebbe più di 160 a scadenza. Quindi in linea generale possiamo dire che la performance positiva del sottostante, diciamo, influisce sul prezzo certificato con una reattività di prezzo che è limitata dalla presenza del cap e dal fatto che la protezione a scadenza è inferiore al 100%. Del resto, a parità di tutte le altre condizioni, più mi avvicino alla scadenza, più queste due performance tenderanno a coincidere. Adesso è logico che mi aspetti, se il sottostante diminuisce, che il prezzo certificato diminuisca, no? Perché entrano in gioco sia la protezione, soprattutto la protezione a scadenza inferiore al 90%. Se aumentasse, invece, aumenterebbe di meno per la presenza del cap. Quindi l'importante è che noi così capiamo quale, come si muove un certificato rispetto al sottostante, perché questo ci serve a capire qual è il certificato che è più adatto appunto alle mie esigenze. Come avevamo detto già la prima volta, se io sono un investitore che vuole trarre profitto
dai movimenti del sottostante rispetto al prezzo del certificato, allora probabilmente io non andrò su un certificato di tipo equity protection, perché questi certificati non ti consentono di trarre profitto dal prezzo del sottostante, ma ti danno in cambio una protezione a scadenza che cosiddetta incondizionata, che qualunque cosa accada ti attribuisce 100% oppure 90% a seconda di ciò che era stabilito inizialmente. Vediamo invece la slide successiva in cui c'è un equity premium autocallable, cioè un certificato che ha una protezione condizionata del capitale. Qui vedete che la barriera è pari a 80% e adesso il sottostante sta facendo meno 11,69%. Vedete però che il certificato fa meglio del sottostante, no? Cioè fa meno peggio del sottostante in misura anche abbastanza significativa. Perché? Perché a queste condizioni noi siamo in uno scenario intermedio, cioè se a scadenza noi fossimo con il sottostante a meno 11,69 rispetto al livello iniziale, noi saremmo nello scenario compreso tra 80 e 100 ed è lo scenario in cui l'investitore incassa comunque 100 a scadenza. Per cui di fatto il certificato sconta questa protezione condizionata e sconta anche il fatto che ci sarebbe un rimborso minimo del 20%, per cui se il sottostante dovesse anche scendere al di sotto, cioè andare a meno 20%, l'investitore incasserebbe non il sottostante, ma il sottostante con quella attenuazione della perdita, cioè maggiorato del 20%. Qui, tra l'altro, vedete che la prossima cedola prevista, che sarebbe pagata insieme al rimborso del capitale, perché il certificato di questo è autocallable, se il sottostante fosse superiore al valore iniziale, cosa che non è attualmente perché siamo a meno 11%, comunque la prossima cedola sarebbe molto appetibile, sarebbe 10,80. Quindi se ci fosse una inversione del trend di mercato tale per cui il sottostante recuperi questo meno 11 e alla prossima data di valutazione, che è aprile di quest'anno, fosse superiore al livello iniziale, allora il cliente incasserebbe 10,80. E anche questo pesa, quindi se il sottostante dovesse aumentare nuovamente al di sopra del valore iniziale, il certificato sconterebbe il pagamento della cedola prevista, che ha l'effetto memoria, perché questo certificato pagava 5,40 il primo anno, quindi 10,80 il secondo. Abbiamo visto che l'effetto memoria è l'effetto tale per cui la cedola eventualmente non pagata viene pagata l'anno successivo. In questo caso non è stata pagata, altrimenti il certificato sarebbe stato rimborsato, quindi ci sono due cedole in memoria, 5,40 più 5,40 uguale 10,80. Quindi qui questo andamento migliore del certificato dipende dal fatto che siamo nello scenario intermedio, quello tra 80 e 100, quindi si sconta comunque un possibile rimborso di 100 a scadenza, con ovviamente la possibilità di incassare più 20 se la situazione peggiora rispetto al sottostante, oppure se migliora di incassare una cedola per 10,80. E questo spiega l'andamento migliore del prezzo del certificato rispetto al sottostante. La slide successiva è relativa a un equity premium. Abbiamo visto che gli equity premium sono dei certificati che hanno un livello di barriera che anche in questo caso, come in quasi tutti quelli emessi da Banca Akros, è pari al 60% del valore iniziale. Vedete che questo certificato è un equity premium che ha come sottostante un indice settoriale, che è Eurostoxx Banks, che è un indice composto a titoli del settore bancario europeo, quindi un indice particolarmente volatile. Ha pagato già due cedole questo certificato, che due cedole molto appetibili, che sono 6,35 nel 2018 e nel 2019. Adesso il sottostante risente pesantemente la situazione attuale. Vedete che il sottostante fa meno 33,82%. Il certificato però quota ancora sopra la pari, quindi c'è una differenza veramente molto significativa. Il certificato fa più 2,70, quindi qui è eclatante la cosa. Perché? Perché essendo la scadenza piuttosto prossima, perché qui la scadenza è 20 marzo 2020, il certificato sconta il fatto che anche a questo livello, diciamo, ci sia la possibilità di incassare quella cedola 6,35. Infatti si potrebbe dire che mancando molto poco alla data di scadenza,
cioè all'ultima data, si sconta la probabilità, cioè quel 2,70 rapportato a 6,35, che ha la probabilità di circa il 42%, che il prezzo certificato attribuisce appunto come probabilità di incassare l'ultima cedola insieme al rimborso del capitale. Quindi ovviamente se il prezzo certificato scendesse invece, cioè del sottostante, scendesse al di sotto del 40%, siamo a meno 33, meno 34%, se scendesse ancora, ovviamente questo incasso della cedola e del di 100 diventerebbe meno probabile. Se invece andasse sotto il 40%, ovviamente si sconterebbe l'incasso del sottostante a scadenza, cioè della stessa performance sottostante. In questo scenario vedete che questo più 2,70 rappresenta ancora un'aspettativa di incassare quel 6,35 tra pochi giorni. Quindi questa è l'equity premium che, come vedete, può avere delle variazioni molto diverse dal sottostante, in questo caso decisamente migliori rispetto al sottostante. Alberto, scusa se ti interrompo, stai attento con la cuffia che tocca da qualche parte e quindi si sente male? No, si sente dei ticchetti ogni tanto, si vede che ti tocca il microfono da qualche parte. Ok, sto più attento allora, cerco di... Ok. Quindi, ok, ecco, quindi abbiamo adesso visto come variano alcune tipologie di certificati rispetto al sottostante, che è una delle domande che più frequentemente fanno tutti gli investitori. Adesso, proprio per calare questi certificati, anche questa situazione di mercato molto particolare, noi abbiamo fatto un esercizio di questo tipo. Cioè abbiamo tenuto conto di tre periodi di fatto in cui il mercato ha avuto un andamento fortemente negativo. Sono certo che sono periodi che anche voi avete ben presente, perché ovviamente tutti i nostri investimenti ne hanno risentito. Il primo è il periodo 23 giugno 16, 5 luglio 16, quindi post Brexit, un evento che era diciamo imponderabile, cioè che non era stato previsto dai mercati, no? Quindi qui abbiamo fatto questo, abbiamo visto quanto ha perso FTSE MIB e quanto ha perso il nostro 50 esattamente in queste due settimane, e sono state perdite molto significative, no? FTSE MIB aveva perso più del 12%, il nostro 50 7,41%. Poi abbiamo visto che cosa hanno fatto i certificati di tipo equity premium o equity protection, che si all'epoca si chiamavano coupon premium e target cedola, su quei sottostanti nello stesso periodo. E vedete che le perdite dei certificati sono state significativamente inferiori rispetto a quelle del sottostante, soprattutto quelle degli equity protection, cioè i cosiddetti target cedola. Perché? Beh, perché questi comunque prevedevano una protezione del capitale, prevedono una protezione del capitale che potrebbe essere anche 100 a scadenza, quindi ovviamente incide molto meno per il sottostante, perché comunque sia tu sai che andrai ad incassare la scadenza 100, 95, 90 secondo di quanto erano previsti in partenza. Di più avevano perso gli equity premium tenendo conto che c'erano delle barriere, però anche con queste perdite le barriere rimanevano evidentemente sufficientemente lontane. Alla slide successiva abbiamo fatto lo stesso esercizio in un anno appunto di performance veramente molto negativa dei mercati europei, che era coinciso con dei timori che si erano diffusi sulla tenuta dell'economia cinese. Quindi FTSE MIB, pensate, aveva perso addirittura più del 29%, io sul 50 aveva perso più del 14%, e vedete che anche in questo caso la perdita dei certificati è stata significativamente inferiore. Questo per dire ovviamente meglio gli equity protection rispetto agli equity premium. Questo per dire che investire in un certificato funziona in termini di tutela per l'investitore proprio in questi periodi. E poi nella slide ancora successiva l'abbiamo fatto esattamente in questi giorni. Qui è una situazione, come sappiamo tutti, anche questa assolutamente imprevedibile,
una situazione che effettivamente si fino all'altro ieri, peraltro, era abbastanza così drammatica. Comunque abbiamo visto che Fuzimi e Virus 50 hanno perso entrambi più del 10%. Ecco, qui addirittura si è verificata una situazione per cui i certificati a capitale condizionatamente protetto, cioè gli equity premium, hanno perso meno degli equity protection. Questo perché? Perché molti degli equity premium che noi abbiamo emesso e che sono quindi quotati sul mercato sono prossimi alla scadenza. Quindi di fatto anche una situazione di mercato di questo tipo fa sì, come abbiamo visto nell'equity premium che abbiamo esaminato prima, che sia scontato il rimborso del capitale a 100, perché se anche il sottostante, abbiamo visto, perde il 30%, ma siamo vicini alla scadenza, ovviamente si sconta la probabilità di incassare appunto 100 a scadenza. Per cui c'è questa situazione paradossale per cui i certificati a capitale condizionatamente protetto nello stesso periodo hanno perso meno di quelli a capitale protetto in modo incondizionato. Comunque, in linea generale, questa analisi che abbiamo fatto era solo per mostrare appunto quanto funzioni la protezione dei certificati, perché questa è una cosa che, non so, molti investitori con cui parlo io ogni tanto, magari trader online o comunque persone che sono interessate, clienti private, ci chiedono molto spesso anche nelle fiere e volevano appunto capire come, diciamo, opera questa protezione in uno scenario di mercato particolarmente negativa, che è quello in cui ci stiamo trovando adesso. Ecco, appunto, invece abbiamo fatto un'altra analisi, poi, sempre per darvi qualche elemento così nelle vostre valutazioni di portafoglio, nella slide a pagina 12, quindi è quella successiva a questa, abbiamo fatto un esercizio di questo tipo. Noi abbiamo ipotizzato un portafoglio per nulla diversificato, che magari è un portafoglio che così è abbastanza diffuso, perché tra l'altro questo è un portafoglio vero di un cliente del nostro gruppo, un portafoglio in cui il cliente è esposto di fatto al rischio di tasso, ecco, un portafoglio composto semplicemente da BTP, un fondo GSTL corporate e liquidità. Quindi abbiamo calcolato il VAR sapete è un indice di rischio che misura la massima perdita potenziale del portafoglio a un giorno, con un intervallo di confidenza, cioè una probabilità pari al 99%, ma a parte appunto il significato statistico, a noi interessa sapere che questo VAR non è altro che appunto una misurazione statistica e quindi oggettiva del livello di rischio di un portafoglio. Quindi il primo di questi portafogli ha VAR 0,356%, cioè questa è la massima perdita potenziale del portafoglio. Se non è il microfono, prova a vedere che non ti stia toccando l'orologio o una penna. Perché si sente. Un orologio che hai, se occhio che magari sbatte una penna sul tavolo o qualcosa. Prova a togliere l'orologio, guarda, non mi sembrava neanche l'orologio, però. Adesso l'ho tolto. O la penna, non so, una penna, non so. No, la penna non ce l'ho. Comunque, aspetta. Ho tolto l'orologio, vediamo adesso. Ok, grazie. Cerco di stare il più immobile possibile. Va bene. Allora, dunque. Era l'orologio. Siamo tranquilli. Era l'orologio, allora. Ok, benissimo. Allora, abbiamo fatto questo. Abbiamo semplicemente sostituito parte di quel BTP, cioè che era al 15%, il BTP 2028, con un certificato, nel primo caso un certificato con capitale protetto al 100%, nel secondo caso un certificato di tipo equity premium, cioè un certificato che aveva una protezione condizionata pari a 60%, quindi una barriera, quindi nel primo caso un livello di rischio molto più contenuto, un secondo caso un livello di rischio più elevato, perché con un sottostante appunto che viene varia oltre, scende oltre il 40% rispetto al valore iniziale, io avrei il sottostante. Ebbene, comunque, in un caso e nell'altro, soprattutto nel primo, il rischio di portafoglio diminuisce, dicevo, nel primo caso in modo anche abbastanza sensibile. Perché questo? Perché si introduce
un elemento che è la diversificazione, cioè anche se tu vai a investire in un mercato azionario, lo fai però introducendo questo elemento in un portafoglio che non è per nulla investito in questo mercato, cioè quindi è totalmente soggetto al rischio di tasso, che adesso sembra assolutamente improbabile, ma comunque ovviamente sappiamo bene che se tu hai investito in un portafoglio composto solo da BTP, ovviamente sei soggetto a delle oscillazioni se i tassi di interesse aumentano. Quindi tu mitighi nettamente il rischio inserendo dei certificati nel portafoglio e anche dei certificati che sono protetti in misura condizionata, quindi anche con un equity premium, questo coupon premium dello Stoxx 50, il VAR di portafoglio diminuisce. Questo per darvi l'idea di come diversificare il portafoglio introducendo un rischio azionario, seppure con le tutele che abbiamo visto che i certificati danno, può avere un beneficio appunto in termini di VAR di portafoglio. Ecco, veniamo adesso a un elemento che so che è molto interessante, no? E soprattutto è un elemento che ha un valore anche commerciale per quanto riguarda i certificati. Ecco, possiamo passare alla slide successiva, che è la fiscalità. Allora, cosa dice il legislatore? Il legislatore dice che i redditi provenienti dai certificati sono classificati come redditi diversi in natura finanziaria e sono quindi tassati al 26% e compensabili con eventuali minusvalenze che il cliente abbia in essere. Cosa significa per redditi generati dai certificati? Significa differenziata valore di rimborso a scadenza e prezzo di vendita anticipata e prezzo di acquisto, cioè vuol dire se io compro un certificato sul mercato e poi lo vado a vendere, il differenziale tra quei due prezzi è un provento che il certificato produce, oppure anche gli importi periodici che vengono corrisposti durante la vita del certificato. Quindi tutti i proventi derivanti dai certificati sono redditi diversi di natura finanziaria e sono quindi tassati al 26% e come tali sono compensabili con eventuali minusvalenze. Però ovviamente si pone subito un problema. Perché? Perché sempre il legislatore dice che la tassazione di questi ammontari può avvenire in cui questi redditi assumono il requisito della definitività, ed è logico, no? Perché sarebbe illogico tassare un reddito che non è definitivo. Quindi affinché un provento ti venga tassato, questo provento deve essere definitivo. Quindi vediamo di capire con degli esempi molto semplici anche questo concetto. Se io ho un equity protection con cedole protetto per esempio al 95%, no? Sì, lì ci sono dei calcoli numerici, ma noi lo semplifichiamo così, parlandone a voce perché è più semplice. Per esempio, io ho un certificato tipo equity protection con cedole che paga ogni anno una cedola 2, 5 anni poniamo, e a scadenza il capitale protetto al 95%. Allora, il primo anno io incasso 2%, questo 2% però non è definitivo ovviamente, perché io a scadenza posso perdere 5%, quindi cosa faccio? Questo 2% io di questo sospendo la tassazione e lo porto a scadenza, quindi lo porto a scadenza vuol dire che sospendo la tassazione e aspetterò al momento della scadenza, capirò se ho incassato 100, allora è tassabile quel 2%, se ho incassato meno di 100, ovviamente quel 2% non è tassabile. Il secondo anno incasso ancora 2% da quel certificato, anche questo 2% non è definitivo, perché? Perché c'è una slide di questo, Alberto? Scusa? C'è una slide di questo esempio che stai facendo? Sì, guarda, la slide, allora, le slide sono quelle, dunque la slide è, sono a pagina 17-18. Ok. Esatto, però volevo, siccome lì sono fatte con dei calcoli che sono un po', uno le può vedere spontaneamente, volevo parlarne a voce perché mi sembra di chiarire meglio la cosa, no? Certo. Dicevo, primo anno incasso 2 non è definitivo, porto a scadenza, quindi ne sospendo la tassazione. Secondo anno incasso 2, sono sempre protetto al 95,
anche questa cedola non è un provento definitivo. Perché? Perché io posso ancora perdere 3 a scadenza. Ho portato il primo 2 a scadenza, ma ho ancora da colmare quel 5 meno 2, quindi posso perdere ancora 3. Quindi porto a scadenza anche ciò che incasso il secondo anno. Il terzo anno io incasso ancora 2%. Quella cedola quindi sarà definitiva per metà, cioè per l'1% è definitiva, posto che l'altro 1 lo porto a scadenza e ho colmato quel punto di differenza tra 95 e 100. Il 2% che incasso il quarto anno invece è definitivo, quindi a quel punto io andrò a tassarlo e a compensarlo con eventuali minusvalenze. Se io invece ho un equity protection con cedole protetto al 100%, allora tutti i proventi che io incasso sono definitivi, perché quelli non posso perderli, perché comunque vada a scadenza andrò ad incassare 100%. Quindi vuol dire che in quel caso i proventi che io incasso sono subito tassabili e subito compensabili con eventuali minusvalenze. In misura diametralmente opposta, in modo diametralmente opposto, funzionano gli equity premium. Perché? Perché le cedole, cioè i proventi periodici che io incasso con equity premium, non sono mai definitivi, visto che io a scadenza posso perdere il capitale che ho investito, posso perdere in parte o in tutto il capitale che ho investito. Quindi io i proventi che incasso con equity premium non vado a tassarli subito e quindi a compensarli subito, ma li sospendo e li porto a scadenza. Solo a scadenza andrò a tassarli e a compensarli, proprio perché non sono definitivi. Quando invece ho dei proventi definitivi, prima della scadenza, quando io vado a vendere il certificato sul mercato, ovviamente nel momento in cui io vendo un certificato, se incasso un prezzo che è superiore o uguale a 100, allora anche i proventi che io ho incassato prima devono essere tassati. E come è possibile questo? È possibile perché nel momento in cui io incasso una cedola, il prezzo di carico del certificato diminuisce della cedola che io ho incassato. Perché questo? Proprio per fare in modo che in caso di vendita, appunto, la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di carico ridotto della cedola che io ho incassato venga tassato per l'investitore. Quindi, riepilogando, se io voglio qualcosa che mi consenta subito di compensare eventuali minusvalenze che io abbia in essere, allora compro un certificato protetto al 100% che mi paghi delle cedole periodiche. Diversamente, se un certificato è protetto in misura inferiore al 100%, sono compensabili i proventi che io incasso in misura superiore rispetto alla massima perdita realizzabile a scadenza. Cioè, se la massima perdita realizzabile a scadenza è 5 e io incasso 7, ovviamente è tassabile solo 2%. Quindi, in linea generale, è la conseguenza di ciò che ha stabilito il legislatore, che è un principio logico, ovviamente, cioè che un provento non può essere tassato e non è quindi compensabile a meno che non sia definitivo. Io devo avere dei proventi che incassi in modo definitivo. Li ho definitivamente o per certificati protetti al 100% o per quelli che io incasso, per ciò che incasso a scadenza, oppure per ciò che vado a vendere sul mercato prima della data di scadenza, perché in quel caso incasso appunto delle somme che sono definitive se sono superiori al 100%. Quindi di fatto anche questo è un elemento che rende i certificati degli strumenti che sono molto richiesti, no? Proprio perché consentono di compensare con le minusvalenze, seppur con questi distinguo da fare rispetto alla definitività del reddito che uno incassa. Ecco, questa è la interpretazione che il nostro gruppo e anche la maggior parte degli altri gruppi bancari ha dato della norma legislativa. Non vi sorprendete del fatto che ci sono invece alcuni gruppi bancari, probabilmente sono la minoranza, che hanno, diciamo, interpretato questa norma in modo un pochino meno restrittivo, cioè che considerano comunque
definitivi gli ammontari che si incassano anche quando il capitale non è protetto integralmente a scadenza, e questo ovviamente darebbe la possibilità di compensarli con eventuali minusvalenze. Il nostro gruppo invece ha, insieme ad altri gruppi, ad altri grandi gruppi bancari, la interpreta questa norma nel modo più restrittivo, ma se ci pensate anche logico, cioè un ammontare è compensabile, è tassabile e compensabile solo quando è definitivo, non quando tu puoi perderlo in tutto e in parte. Allora, vediamo l'ultima cosa che è nella slide a pagina 23, no? Che è quello di cui parlavamo anche l'altra volta. Allora, cosa si può fare? Qui l'abbiamo fatto solo per dare uno spunto, magari, no? Sul mercato secondario, per esempio, una cosa che è possibile fare adesso è, in questo momento appunto di elevata volatilità, in cui effettivamente è importante cercare di assumere dei rischi che siano calcolati, no? Soprattutto quantificabili a priori. Uno può vedere, per quanto riguarda gli equity premium, di cercare dei certificati per i quali appunto il sottostante ha una distanza dalla soglia cedola e dalla barriera scadenza soprattutto superiore al 40%, per esempio, no? Cioè io posso dire: voglio qualcosa che mi consenta di investire la liquidità nel breve periodo, quindi non voglio assumermi un rischio troppo lungo nel tempo, però voglio qualcosa per cui il sottostante è ancora molto lontano dai livelli di barriera. Per esempio, mi posso porre un limite che è 40%, qualcosa per cui il sottostante è superiore ai livelli di barriera di più del 40%. Quindi è quello che abbiamo fatto noi qui: abbiamo estratto appunto degli equity premium che hanno una scadenza relativamente breve, quindi 2021, 2023, quello 2020, ce n'è uno con la scadenza più lunga, 2023, e qui appunto, nell'ipotesi appunto in cui il sottostante non perda più di quella distanza dalla barriera che è indicata in questo file, che come vedete va dal 40% al 56%, io incasserei tutte le cedole previste e realizzerei di fatto in un periodo relativamente breve quei rendimenti che sono quelli che voi leggete, abbiamo scritto best, cioè nello scenario migliore, cioè lo scenario è quello in cui questi indici azionari non perdano più del 40, 50, 56% da qui a un anno, a due anni, a seconda della vita residua di questo prodotto. Questo, a parte i livelli che sono estratti adesso, è solo per darvi un'idea di ciò che si può fare sul mercato per applicare un minimo di razionalità anche alla nostra scelta, no? Posto che io dico, mi va bene espormi al rischio di rimborso del capitale a scadenza, nel senso che la mia protezione è solo condizionata, però in questo ambito io voglio scegliere dei prodotti che mi attribuiscono un rischio che è quello che io sento di potermi assumere. Ovviamente potrebbe essere anche una distanza inferiore al 40 e naturalmente 30% se io sono più propenso a rischio, e in quel caso naturalmente troverei dei certificati cui i rendimenti potenziali sono più elevati di questi. Però vi dico, questi certificati sono quelli su cui ci si può orientare eventualmente sapendo che si assume un rischio, ovviamente, ma per investimenti di liquidità in un periodo relativamente breve, se si ritiene che il rischio che si assume appunto è compatibile con i livelli attuali di mercato. Cioè, se io penso che, non lo so, io sto 50, non posso perdere più del 46%, allora compro quel certificato e su un periodo molto breve ho un rendimento tra il 2 e il 3%, ecco, che mi viene attribuito. Quindi io direi che abbiamo fatto questa carrellata sui certificati e così, esaminando vari aspetti. Cosa dici, Pietro? Magari se ci sono delle domande le possiamo vedere, no, è subito. Che siamo andati abbastanza lisci. Sì. Io volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta, dove appunto dove sulla piattaforma T3, sì, dove si trovano i certificati. Questa è la piattaforma T3, la piattaforma proprietaria di WeBank, tramite appunto la funzione tool si ha accesso alla finestra del dove si ricercano i titoli,
Da qui si va sul tab l'ultimo, SDE certificati, certificates. Da qui potete fare o per nome o per simbolo o per ISIN una ricerca dei certificati a leva, quelli di investimento, con le categorie a cui appartiene, indici stranieri, indici domestici, azioni italiane e esteri, la loro tipologia, il tipo appunto, scusate, arrivo, eccomi, il sottostante, lo strike, la scadenza, e poi da qui potete anche ordinarli magari per, scusate, oggi no, siamo già oltre seduta e quindi non ho più il volume, ordinarli per volume per vedere anche quali sono magari quelli più scambiati della giornata. Detto questo, vi rinnovo, nel caso vogliate vedere le registrazioni, se avete perso insomma i webinar precedenti, un po' più formativi sulle nozioni base dei certificati, vi rinnovo quelli che sono i miei recapiti. Potete chiamarmi al 345-6270-990, mandare una mail a pietro.froio@promotori.bancobpm.it o scrivermi sulla pagina Facebook, dove ci sono anche comunque tutti gli eventi di WeBank a cui partecipo, che WeBank organizza. Pietro Froio, il nome sempre della pagina Facebook, se no vi rinnovo a vedere la pagina di WeBank dedicata agli eventi e corsi per gli appuntamenti prossimi appunto organizzati da WeBank, sempre gratuiti, sempre di formazioni su trading e mercati finanziari. Detto questo, io saluto Alberto, lo ringrazio. Grazie a voi, ciao. Stefano Bargiacchi in regia, e vi do appuntamento ai prossimi eventi di WeBank. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.